tutti gli allenatori sanno che ogni allenamento è in funzione di una particolare situazione. L'allenamento che oggi è stato videoregistrato è un allenamento che avviene dopo l'informazione che noi abbiamo avuto che la partita contro Teramo veniva rimandata e di conseguenza i tempi si dilatano rispetto al prossimo impegno che è appena fra 8-9 giorni e di conseguenza in una situazione mentalmente di scarico dei giocatori, perché questo è quando si sa che non si gioca l'attenzione si abbassa. L'idea di oggi è stata quella sostanzialmente, dopo una prima fase di riscaldamento dove abbiamo lavorato come facciamo spesso su situazioni di sovrannumero per incentivare i giocatori all'extrapassaggio. Abbiamo fatto delle partite ad argomento, nel senso partite dove abbiamo lavorato sul pick and roll centrale, attacco e difesa, partite dove abbiamo lavorato sullo sviluppo della nostra attacco di movimento, della nostra motion offense, introdotta con me ad Avellino e con Zorzi l'anno scorso, e un'ultima situazione tattica perché ci apprestiamo a giocare contro squadre che mano a mano questa stagione andrà avanti, tatticizzeranno sempre di più la loro partita, allora noi dobbiamo in qualche modo essere pronti ad affrontare anche difese non tradizionali, non usuali da vedere. Quindi questo è il contesto nel quale l'allenamento si è sviluppato. Volevo soltanto ringraziarvi della vostra visita perché se possiamo noi allenatori professionisti fare qualcosa per contribuire allo sviluppo della pallacanestro, ne siamo ben felici. Grazie ancora e in grazie. Bocca al lupo per tutto il Grazie, proseguo. grazie, Arrivederci. grazie, grazie. Thank you.
Thank you.
chi chiusa break, Mala, Ghiaccio, Morelli. Allora, since now our fifth down option needed to start with the guy who's supposed to play or start on the opposite side of the and then I just remind the player, just one the guy who's supposed to play on the cut on both sides, power forward screen for the opposite guard on both sides. All of thank you.
But the second thing, as we have both power forward and consumer, is because of this postman to create extra passing pressures, when our player is on man, we provocate rotation. The final comes, our final quarter to make the rotation, we will always recover man, this to go off. At the same time, we get the ball over here, we attack like that. The final man goes down, we dish like that. So it's not that when you get them over here, you run. First thing is you take care of your one-on-one, not only thinking about your shot, but even thinking about the extra pressure situation. Jump ball, 5-on-5, get it to the game. We play, fist down, fist down, fist down. Okay, up to the point. No, fist side later, simple. Thank you.
Oh!
di bianco. Second game, we play our move pick and roll plays, means L, L down, L down down. But we have one thing, all the time, the 5 minutes, two of you, we have the 5 minutes running up in the power forward, for example, in L up and L down over there. All the times that the big man is running up to set the middle pick and roll, always running, switch and go in the attack to the opposite side. The most important thing for Rudy, Mala and Ray is that while my right hand is running up, if he switches and go, I switch my low. Because we want to give the penetration of space to go in the ring, for the shooter the possibility to catch and shoot if the shooter defense helps, and for the big man the possibility to make a big cut after the middle screen. Okay? So all the times, you up to you, L up, L down, come down, but switching the middle angle of the screen. Okay? Again, second day, fourth down, whitey against blacky. Left two and kick, switch the point guard position. Yeah!
Thank you.
Andiamo! Go!
Thank you.
Thank you.
Grazie.